un batuffolo intriso di sangue in un angolo di una piccola teca a forma di goccia d'acqua. È la reliquia di Madre Teresa di Calcutta, proclamata santa domenica e già amatissima dai fedeli accorsi a Roma per renderle omaggio. Una reliquia povera, come è stata la vita di Madre Teresa, realizzata con materiali poveri provenienti dalla sofferenza umana, come può essere il legno utilizzato per la croce derivato dai barconi arrivati a Lampedusa. Venerando il sangue noi facciamo confessione di fede, per così dire, in questo gesto supremo nel quale si radica la santità, che è il dono della vita, semplicissimo. Dopo i 100.000 di domenica, anche oggi sono in tantissimi nella Basilica di San Giovanni in Laterano per la venerazione della reliquia della Santa. La reliquia è entrata qui in Basilica alle 16, accolta dal vicario capitolare Monsignor Luca Brandolini, dai quattro canonici lateranensi, fra due ali di mani che cercano di toccare l'urna, di avvicinare almeno santini, fazzoletti e rosari alla teca che contiene la reliquia, desiderosi di un contatto fisico, passati anche con la disponibilità delle suore, missionarie della carità, dei volontari del circolo di San Pietro e dei custodi. Perché è così importante esserci oggi? È importante perché Madre Teresa ha lasciato un segno che non si può assolutamente dimenticare. Ha fatto un'opera encomiabile nel riguardo dei poveri, dei più derelitti. Cosa vorrebbe chiedere a Madre Teresa se potesse ascoltarla? Beh, semplicemente di fare in modo che la sua opera continui attraverso gli uomini di buona volontà. Perché comunque lei veniva da una famiglia benestante e ha rinunciato a tutto per servire il più povero, insomma, il più debole. Quindi questa è una forte testimonianza, soprattutto per noi giovani. Quando tornerai a casa, cosa ti rimarrà di questa esperienza? Sicuramente tanta serenità, molta emozione e ecco, anche un senso un po' di pace, sto respirando pace qui dentro. Madre Teresa è una donna, una mujer muy buena, de cuore,